spettacolo di musica, canto, danza e poesia dedicato alla storia del tango. E questa la quarta edizione del Festival Internazionale Tango in Mass, presentata al Circolo del Ministero degli Esteri il 9 luglio. Durante la conferenza stampa, il direttore artistico, il maestro Passarella, e Giuseppe Belloni, presidente dell'Associazione Culturale Tango in Mass, hanno illustrato il programma della manifestazione, grazie anche all'intervento del sindaco di San Ginesio Mario Scagnetti e del presidente della Comunità Montana dei Monti Azzurri, Giampiero Feliciotti. Un festival unico in Europa, organizzato anche con la collaborazione dell'Associazione Tango Eventi, di cui direttore artistico è Fatima Scialdone, che ha partecipato alla serata in veste di presentatrice e attrice. Sono previste 9 grandi esibizioni itineranti nella regione Marche, dal 31 luglio al 14 agosto. Prima tappa, la città marchigiana di San Ginesio. Il Festival Tango in Mass, che nasce a San Ginesio, promotore principale di questo festival. Saranno 9 serate, 3 a San Ginesio, nel resto in altri centri importanti della provincia, perfino andremo in Umbria. Un quarto appuntamento ancora più ricco dello scorso anno, che coinvolgerà 50 artisti provenienti da ogni parte del mondo, dal Sud America all'Europa. Quest'anno diciamo che ci sarà la partecipazione soprattutto di una grandissima cantante come Malena Musciala dell'Uruguay, anche la della pianista argentina Cecilia Pillado, una grandissima artista del pianoforte, e poi questa orchestra internazionale che oramai si è resa nota nelle Marche, composta da tantissimi giovani che, come dicevo, arrivano da tante parti dell'Europa e del Sud America. Protagonista della serata anche la musica. Ad offrire un piccolo assaggio di quello che sarà il festival, gli allievi del centro di Bandeon di Roma, patrocinato dall'Istituto Italo-Latinoamericano e dall'Ambasciata dell'Uruguay a Roma. All'orchestra del Festival Tango in Mass e al suo direttore artistico è arrivato anche dal presidente del Circolo MAE, Umberto Vattani, e dall'ambasciatore Giampaolo Cavarai. Questo è il più grande evento di tango che si svolge in Italia su iniziativa di un direttore artistico che è il maestro Hector Ulises Passarella, uruguaiano ma di origine italiana e di adozione, perché lui adesso vive in Italia ormai da 15 anni, quindi abbiamo pensato che fosse nostro piacere, ma in qualche modo anche nostro dovere, presentare questo festival al Circo del Ministero degli Affari Esteri, in modo che lo sappiano anche i nostri colleghi all'estero e ne possano parlare.